Ciao ragazzi, sono di nuovo io, Simo Brix, ed è un po' che non ci rivediamo sul mio canale perché ho avuto da fare, ma oggi siamo qui. Vi presenterò ciò che ho preso all'Ego Store. Ci sono andato una settimana fa nel nuovo centro commerciale di Arese ed è fantastico. Ok, iniziamo a vedere queste minifigure che ho comprato. Allora, vedete qua, gli accessori sono un po' a caso. Li ho presi solo per i capelli, le facce, i torsi e ovviamente gli accessori. Ho preso for questo forcone da contadino che mi serviva. Poi ho preso un computer senza stand, quindi non si può attaccare, solo poi si può metterlo così. Computer nero, carino. Un gattino, una ballerina, un torso da gladiatore. Poi questi qui hanno una faccia alternativa, vedete, carini, ma niente di che. Passiamo al pick-a-brick. Pick-a-brick, eccolo qua. Adesso questo contenitore è vuoto. Ora è pieno. Ok, qua ci sono tutti i mattoncini che ho comprato. Adesso ve li faccio vedere. Eccomi qua. Niente, questi sono tutti i pezzi che ho comprato. Anche la base verde ho comprato anche quella. 7 euro, carina. Voilà. E niente di che, insomma. I pezzi li ho uniti insieme in modo da riformare una specie di ciambella che si inserisca in questo tubo di pick-a-brick. Carina l'idea. Niente, ora passiamo agli altri acquisti. Eccoli qua. Uno, gli animali del parco Lego Creator da 15 euro. Carino. Non esageratamente, ma ci sta. Il camioncino, come potete vederlo subito nella mia piccola città. E niente, questo da 20 euro. Piccolino, carino. Adoro i pezzi. Adoro questi set da 20 euro dei veicoli. Io ora ho veramente tanti veicoli per la mia città, quindi è buono. E per tutto questo, niente. Per ora non ho acquistato nient'altro. E questo è quello che ho acquistato al Lego Store. Quindi ragazzi, iscrivetevi al canale, commentate, condividete e soprattutto. Ci vediamo al prossimo video in cui farò le recensioni di quello che ho comprato.